Questa mostra, Oscura Camera, è un'antologica che copre 50 anni di lavoro di Sergio Scala. Possiamo, per facilità di lettura, suddividere il lavoro che viene qui presentato in tre importanti fasi della sua attività professionale. Una prima fase degli anni 70, che troviamo nelle prime due sale, dove si esprime con un linguaggio che io definirei filmico. Le immagini sono in sequenza e vanno lette come un insieme, non come singole opere. Sono immagini dove è presente l'uomo, sono immagini realizzate in esterno molto spesso, quindi con luce naturale, e danno una loro struttura e una loro logica. La seconda fase, il secondo periodo, è un periodo connotato da una grande volontà di sperimentalismo. Anche questo lavoro che qui è alle mie spalle, che è proprio l'emblema un po' della sua capacità di sperimentare, di forzare il mezzo fino al limite, è tipico anche di quegli anni, anni in cui la fotografia per la prima volta veniva utilizzata da artisti, non proprio da fotografi, ma da artisti che usavano la fotografia e che la mettevano al servizio della sperimentazione anche concettuale. Questa bellissima serie di autoritratti sono 33 diverse modulazioni del suo volto che viene stravolto o chimicamente o meccanicamente e che dimostrano proprio questa sua grande volontà di sperimentazione. La terza fase, che è quella più corposa, parte dall'inizio degli anni 90 ed è contraddistinta dalla sparizione della figura umana e da una concentrazione su un sistema di ripresa, sviluppo e stampa alchemico che lui compie in casa, nel suo studio, quindi non c'è più la luce solare, non c'è più la presenza umana, i protagonisti diventano le cose, il teatro delle cose, gli oggetti. E di questo parlerà il secondo curatore. L'altra cosa che volevo sottolineare è la straordinaria creatività e serietà di questo artista, che proprio con questa panoramica di 50 anni di lavoro dimostra quanto è possibile andare oltre la classica fotografia standard, perché veramente noi siamo di fronte a una serie di dimostrazioni di rottura delle regole, di volontà di forzare il mezzo fotografico e esplorare dei territori dove gli altri non si erano avventurati. Ci troviamo nella seconda sezione della mostra che raccoglie le opere degli ultimi 20-30 anni, quelle caratterizzate dalla stampa alchemica in sale d'argento, dai toni molto bassi, da una luce che appena fiora sulla pellicola, e ci mostra Sergio Scala come il poeta del silenzio, il poeta del silenzio alla ricerca dell'essenzialità. È un viaggio che si compie veramente con pochissima luce e richiede allo spettatore un passo in più, un passo più vicino alle opere che sono incorniciate, che ci invitano a entrare in questo teatro di Sergio e che ci comunicano questo senso di mistero che lui riesce a cogliere in oggetti semplici, quotidiani o in brani della natura, tutt'altro che magnifici, ma che ci rimandano appunto a un senso di essenzialità.